quando ero più piccola ho avuto una brutta esperienza, molto brutta, molto molto brutta, che è durata tanti anni. Non sono riuscita a capirla negli anni in cui mi è successa. Dopo avevo questa necessità di comunicare cose che avevo tenuto dentro di me e non avevo comunicato nemmeno a me stessa. Qualsiasi modo potessi usare lo usavo, perché era come un'esplosione, e quindi principalmente erano il dolore e la rabbia. Spesso quando inizio a disegnare su un foglio bianco è normale che le prime cose non siano belle. La farfalla è stata una cosa meno complessa e più istintiva. Ho fatto delle prove, le ho lasciate andare così come erano, è venuta molto, in maniera molto naturale. Questo qui invece l'ho studiato di più. Però è come, quasi come una pianta, non lo so, è un animale molto strano. Come immagine, sicuramente quando farò l'occhio sarà molto più vivo. Mi rendo conto che il nero sia una cosa un po' oscura, un po' più, no, triste, però cerco sempre di unire il nero anche a dei colori. Ed è veramente incredibile come per me sia molto più facile disegnare un animale che conosco. Per esempio il cavallo per me è molto più facile, perché ho proprio ricordo della sensazione proprio tattile del toccare le parti del corpo. Ho lavorato 5-6 anni, insomma, con il cavallo. Sono molto precisa e ho una mano, sì, molto felice, mi dicevano. Ogni tanto andavo in crisi per questa cosa, perché mi sembrava di essere sempre troppo precisa e come se fossi un po' bloccata. I miei professori, sia al liceo che poi anche all'accademia, che mi hanno fatta confrontare con dimensioni di opere più grandi. Solo facendo l'occhio e questa parte qua, devo dire che per me è più facile instaurare una specie di comunicazione con lui e considerarlo un essere vivente. Così, così. E io disegno direttamente senza prima fare il disegno a lapis, quindi ovviamente con la penna non si può cancellare. Un po' va bene, però se mi metto a fare tanti bozzetti e tante idee e poi devo rifarlo uguale a come l'ho già fatto, perde tutta l'energia. E quindi tanto vale rischiare di sbagliare, che poi tante volte nel mio lavoro dagli errori nascono fuori altre cose. Chi ha subito traumi o brutte esperienze, a volte si reagisce
in maniera distruttiva, cercando di annullare la mente e poi si finisce per annullare anche il corpo. La farfa. Ora sto cercando di ricordarmi, ma non voglio nemmeno sforzarmi più di tanto a ricordarmi, perché non perché non voglio, perché per me ora è tutto molto chiaro, però non ho necessità di andare a ricordare cose brutte. Questa strada che ho fatto deve essere veramente molto molto forte, non finirà nemmeno mai, cioè sarà una cosa che farà per sempre parte della mia vita, però adesso è molto più consapevole, molto più chiara e molto più elaborata dentro di me. Non ho più bisogno di avere un muro davanti a me, perché posso essere io libera di proteggermi, non ho molto bisogno come allora. Tenevo un diario dove ho scritto tutto, è praticamente tutto documentato ed è anche tutto disegnato. Io allora non lo sapevo nemmeno, però era veramente un'ottima terapia, perché riuscire a buttare fuori tutto questo dolore, tutto questo sporco, diciamo, era un modo veramente costruttivo e anche più rapido per guarire. E poi una volta là la lascerò andare, mi volterò e mi accorgerò che non c'è più niente alle mie spalle. È bello lasciare andare, un po' malinconico a volte lasciare andare le cose, però in realtà è molto bello. Sono lì due morti. È stato comunque doloroso, però non mi sono mai fatta del male, non ho mai cercato di evadere in maniera negativa verso me stessa. Mi ricordo che anche allora sì, alcuni professori mi hanno abbattuta, però io ero molto sensibile, per cui delle giornate qualsiasi cosa mi dicevi io andavo in ansia per queste cose. Alcuni professori abbattuta mi dicevano: ah, ma queste cose, ma te riesci a dormire la notte, perché queste cose che fai sono inquietanti, ma dormi la notte? E ridevano. Ognuno dentro di sé ha un lato scuro. Chi riesce a buttarlo fuori in maniera costruttiva penso che sia avvantaggiato rispetto a chi magari rimane bloccato e non riesce a comunicare con tutte le sue mille sfaccettature, quindi anche accettare il lato più inquietante. Magari mettercene altri ancora, ma poi sono troppi. Comunque sì, è finito, praticamente è finito. Ma? Oh! Dov'è? Ecco. Almeno se funzionerà.
prima non avevo proprio lo spazio per prendermi cura delle persone. Avevo così tanto bisogno di cure io, da dover dedicare il 100% delle cure a me stessa. Sì, avevo già lavorato un po' con i bambini, ma non così, con due bambini, dove io sono proprio responsabile, dove loro mi chiamano, vogliono giocare con me. Ed è una cosa veramente dolce. Questo secondo me mi ha fatto conoscere una parte di me che ancora non conoscevo bene. Mi riportava ad uno stadio di realtà molto tranquillo e molto semplice, molto terra terra, che per me è fondamentale. Tu l'avevi fatta ancora. Ho messo una firma che è nascosta. Bisogna muoversi per cercarla, non si vede sulla superficie. Devo fare un po' di foto e mi sono ricordata una cosa che quando ero piccola, ma proprio piccola piccola, mi piaceva tantissimo. I miei avevano un quadro in casa dove c'era una conchiglia di Nautilus e dalla conchiglia usciva fuori il collo di un cigno, e questo cigno stava il collo come proprio un tentacolo e poi mi sembra che ritornasse un po' su se stesso con il muso e il becco, e a me mi piaceva tantissimo questo quadro. E l'ho guardato e riguardato e riguardato mille volte e mi sono ricordata ora di questa cosa. Quindi l'avevo già visto e mi era già piaciuto veramente quando ero piccolissima. Un'altra cosa che mi piace con il collage è cercare di creare un dialogo tra la figura e lo sfondo. Infatti questi pezzi di carta non delimitano la figura, ma vanno a finire nello sfondo, come se il movimento o la presenza di questo animale fosse percepibile anche intorno a se stesso, come una specie di energia che fa vibrare l'aria intorno e che mette in comunicazione lo spazio con la sua materia.